Tanti cantieri stanno partendo, l'avevamo detto che avremmo sbloccato tutti i lavori, sono sbloccati, i dragaggi cominciano, questo vuol dire che in questo porto che già sta crescendo molto e bene, che ha quindi grandi potenzialità, il completamento della darsena, l'inizio dei dragaggi permetterà di attirare più traffici, di fare di questo porto davvero un grande volano economico. Altri lavori stanno partendo, le sistemazioni stradali, abbiamo i progetti sui moli di rifacimento del waterfront, davvero una realtà molto dinamica. Sono molto felice che Napoli, dopo aver risolto i problemi aeroportuali con l'aeroporto tra i migliori d'Italia, aver risolto i problemi dei collegamenti ferroviari, adesso abbia anche il porto che finalmente è ripartito, e quindi siamo molto molto soddisfatti di questa giornata, che è una giornata dopo 25 anni che si attendeva. Sull'intermodalità, il collegamento con gli interporti, penso a Marcianise, a Nola, su questo diciamo si sta andando avanti? Sì, ma tutto questo dipende molto dal nuovo progetto ferroviario che stiamo studiando, e quindi avete visto lo sviluppo della nuova darsena, lo sviluppo dei dragaggi, anche ci consentirà di avere un nuovo progetto ferroviario per Napoli finalmente. Lo abbiamo già messo nel piano operativo triennale, già Rete Ferroviaria ha le risorse disponibili per poterlo realizzare, stanno studiando le diverse opzioni. E quindi questo vorrà dire l'aumento decisivo dell'intermodalità, la possibilità di non usare più i camion ma di usare finalmente il ferro. Sapete quanto abbiamo messo in questo cambiamento, vogliamo spostare dalla strada al ferro le merci, ci stiamo riuscendo, sta aumentando il traffico ferroviario, per questo abbiamo anche messo gli incentivi alle imprese che caricano sui treni, e per questo abbiamo messo molte risorse a disposizione di Rete Ferroviaria per portare i binari dentro i porti in maniera efficace ed efficiente. Quindi questo nuovo progetto ferroviario mi convince molto, ci stiamo lavorando, ci vuole ancora qualche mese per avere una progettazione adeguata, ma devo davvero dire che siamo sulla strada giusta. I dati già evidenziano il consolidamento di una ripresa molto forte del porto, ma soprattutto quello che vorrei sottolineare è la strategia che c'è in tutto questo, darsena di Levante che si incastra con la fine dei lavori di Piazza Municipio, il waterfront che verrà finanziato dal governo in questo scorcio finale di legislatura, il lavoro che si sta facendo insieme in modo che il porto possa garantire sempre di più economia, turismo e posti di lavoro. Mi ha fatto molto piacere ascoltare il ministro dire che Napoli oggi è una delle realtà più dinamiche d'Italia, quindi gli investimenti pubblici nella nostra città ci sono, si vedono, e c'è una sinergia e una cooperazione istituzionale molto importante.